Sebastian Madao, responsabile di IRS Aristanis. Buonasera a tutti, naturalmente Auristano il compito di darvi il benvenuto. La riflessione, quello che vorremmo condividere con voi, è appunto il percorso che stanno facendo regione per regione nel portare avanti il pensiero e l'agire politico di IRS. Per quanto riguarda Auristano, io sono uno dei responsabili nel preparare e presentare questo intervento. L'unica cosa che ci viene da dire, così molto in semplicità, è che IRS Auristano sta crescendo. Questo ci fa molto contenti. E ci piace immaginarla e vederla, la stiamo immaginando così, una crescita lenta, una lentezza saporita, come se tutte le persone che si stanno avvicinando e si sono avvicinate a IRS in questo periodo stiano gustando gli ingredienti che il nostro movimento è riuscito a mettere a disposizione di tutti i simpatizzanti e gli attivisti. E in questa, passiamo con la metafora culinaria, in questa degustazione ci sono alcuni ingredienti che ci siamo resi conto hanno una marcia in più, colpiscono in particolare. Mi riferisco all'inclusività di IRS, soprattutto per le persone che vengono da appartenenze politiche altre, che hanno già fatto politica in altri movimenti e in altri partiti. Arrivare in IRS per alcuni è molto bello, perché si rendono conto che IRS è avanti, si rendono conto che affrontare i problemi della Sardegna e prospettare strategie per la Sardegna con i partiti italiani o autonomisti o unionisti non porta da nessuna parte. Quindi entrare in IRS ti spalanca veramente, ci siamo resi conto di questo, ti spalanca veramente orizzonti nuovi. Dall'altra c'è da dire anche questo, l'inclusività, l'altro risvolto della medaglia è che a volte ci sentiamo addosso delle aspettative, delle proiezioni da chi viene da altri partiti che posso in qualche modo dire in questo modo, cioè come se si avvicina uno che viene da un altro partito e dice dai, l'ho capito, anche voi siete un po' di sinistra però non lo potete dire, oppure quell'altro, dai, siete anche voi un pochettino nazionalisti però non lo potete dire, siamo simili. Cioè io a volte mi sento in imbarazzo perché non voglio ledere la sensibilità, e quindi all'inizio forse buttavo giù e dicevo sì siamo tutti uguali, non preoccuparti, entra in IRS, siamo tutti uguali. Adesso le cose sono cambiate, o comunque non sono mai state così, nel senso che con molta franchezza e tatto e tutta la sensibilità che ci contraddistingue gli si dice guarda, noi siamo l'indipendentismo di IRS è altro, quindi se tu hai queste catene, hai questi schemi preconcetti, in IRS non trovano posto, cioè ci sono dei paletti imprescindibili in IRS che sono, conosciamo benissimo, non violenza, non nazionalismo, non autonomismo, tutto l'altro è ben accetto. Quindi a parte questi schemi ci sentiamo che l'appartenenza in IRS e l'ingresso in IRS danno questo ventaglio di inclusività. Voglio condividere con voi il pensiero di un ragazzo che incontrandomi mi ha detto da quando sono entrato in IRS mi sento cresciuto nella consapevolezza verso me stesso, nel fare meglio il mio lavoro con più entusiasmo, nell'attenzione agli altri. Questo così può sembrare un pensiero semplice, a me ha colpito molto e mi ha fatto molto bene, lo volevo condividere con voi. Grazie.